Ben ritrovati amici, ultimamente su questo canale stiamo vedendo dei giochi con delle ambientazioni abbastanza particolari ma attinenti con quella che è la geografia, la storia o il folklore di qualche paese un po' lontano dal nostro. E il gioco di oggi non fa eccezione in quanto parla della festa del colore indiana chiamata appunto Holi ed è anche il nome del gioco che vediamo oggi. Ecco qua, la neanche a dirlo, coloratissima scatolona, leggiamola un po'. 2-4 giocatori, 20-40 minuti a partita, 13 più l'età, molto pessimista. Ideato da Julio Nazario ed edito dalla Floodgate, che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi. Questa scatola contiene un gioco skirmish, però è anche difficile chiamarlo un gioco skirmish perché comunque ha delle meccaniche tutte sue, ma soprattutto un tabellone molto particolare che ci tengo a farvi vedere prima di cominciare a girare, ovvero questo. Ha un tabellone a tre piani e siccome è un tabellone abbastanza particolare, non si vede attraverso, è abbastanza particolare, cercherò di fare la ripresa il più fruibilmente possibile per voi in modo da farvi capire come funziona il gioco. Però ecco, sappiate che per chi fa riprese come me a camera fissa, fare un tutorial con un affare di questo tipo sarà abbastanza un'impresa, però vediamo se la sfanghiamo anche oggi, quindi vediamo come funziona. Montiamo il tabellone a tre piani e sistemiamolo sul tavolo. Al piano terra e al primo piano andranno sistemati i token dolcetto. Dovranno essere sistemati in tutti i casi sulle caselle accanto agli spigoli di ogni piano. 2 token per il piano basso per casella, 1 token per il primo piano. Sistemiamo poi sul tavolo il tabelloncino segna punti. Ogni giocatore sceglierà un colore e riceverà il mipolone del suo colore più tutti i suoi token colore e il suo mazzo di 13 carte. Più anche un segnapunti che partirà da fuori del tabelloncino. Il regolamento suggerisce di non fare questa cosa nelle prime partite, ma io invece vi consiglio di farlo da subito. Dal mazzo delle cartone delle regole aggiuntive, tiratene fuori una che cambia una regola e una che dà un punteggio aggiuntivo rispetto a quelli che vi spiegherò tra poco. In questo modo ogni partita sarà diversa da tutte le altre. Sempre il regolamento suggerirebbe di tirare su fino a 3 carte a caso di questo tipo, ma io vi consiglio di tirare su espressamente una regola e un punteggio. Scelto a caso un primo giocatore, gli andrà data la stellina e siamo già pronti per iniziare. Siccome questo gioco ha un tabellone particolare, ci vuole un sistema particolare per spiegarlo. Intanto levo il primo e il secondo piano e li risistemerò via via che ce ne sarà bisogno. Una partita a questo gioco ha una durata variabile come il numero di turni e si andrà avanti fino a che i giocatori saranno in grado di spargere del colore sul tabellone. Questo potrà richiedere comunque un massimo di 13 turni di gioco. All'inizio del primissimo turno di gioco ogni giocatore pescherà una sola carta dal proprio mazzo. I mazzi sono identici tra tutti i giocatori. Durante ogni turno, ogni giocatore potrà compiere un massimo di 3 azioni diverse tra di loro in qualsiasi ordine. Però ogni azione la potrà ripetere solo una volta per turno. La prima azione da vedere è quella del movimento. Ogni giocatore durante il proprio turno potrà spostare il proprio mipolone su qualsiasi altra casella dello stesso piano purché non sia occupata dal mipolone di un altro giocatore. Per esempio, facciamolo arrivare su questa casella. Appena la pedina di un giocatore entra in una casella dove sono presenti dei dolcetti, il giocatore raccoglie quei dolcetti. La seconda azione da vedere è quella dello spargimento di colore. Per farlo ci vengono in aiuto le carte. Queste infatti indicheranno un disegno che i giocatori dovranno ottenere depositando i loro gettoni sul tabellone alla fine della propria azione. Ci sono 2 tipi di carte. Quelle in questo modo ci permetteranno di depositare 2 segnalini colore sul tabellone, in quanto uno di questi 3 spazi è come se fosse il nostro meeple. Gli altri 2 sono punti in cui depositare il nostro colore. Quindi, per esempio, mettendo la carta in questo modo,
Questo più in basso è il mipolone. Questi due sono gli spazi nei quali abbiamo sistemato il nostro colore. Abbiamo anche l'altro tipo di carte per il colore, che è questo tipo con la stellina. La stellina è rappresentata dalla casella sulla quale dovrà essere presente il mipolone e quindi questa ci permetterà di piazzare un segnalino in più sul tabellone, però saranno molto più stringenti nei loro requisiti. L'azione di depositare il colore è quella che ci permetterà di fare punti a fine partita e il come ce lo farà fare ve lo spiego subito. Immaginiamo di essere in questa situazione con anche il meeple di un altro giocatore in quella posizione e abbiamo questa carta che abbiamo visto prima. Orientata in questo modo ci permette di essere in questa posizione e di depositare tre segnalini colore in queste tre caselle. I segnalini che verranno depositati sulle caselle vuote rimarranno a terra. Quelli che invece vengono sistemati sulle caselle dove sono presenti i meeple di altri giocatori verranno affidati all'altro giocatore, che dovrà tenerli davanti a sé fino alla fine della partita. Ai fini del regolamento, quello che abbiamo appena fatto è un colpo diretto, ovvero siamo riusciti a colpire col nostro colore il meeple di un altro giocatore presente sullo stesso piano del nostro meeple. Ogni volta che ciò accade, guadagniamo un punto, che verrà subito segnato sul tabelloncino. Non solo, alla fine della partita, i colori che saranno rimasti sul tabellone ci daranno tanti punti pari al loro livello. I segnalini colore che rimarranno al piano terra, che è quindi il piano numero 1, varranno un punto ciascuno. Quelli al primo piano, che è il secondo in altezza, ci daranno 2 punti, e neanche a dirlo, quelli al terzo piano 3 punti l'uno. Durante la fase movimento però potrebbe capitare che il meeple di un giocatore arrivi su una casella dove è presente un segnalino colore. Se ci fermiamo su una casella dove sono presenti i segnalini di nostra proprietà, lo riprenderemo in riserva per essere utilizzato successivamente. Se invece viceversa, magari il blu si fermasse su una casella dove è presente un segnalino verde, lo dovrà prendere nella sua riserva per essere tenuto da parte fino alla fine della partita. Siccome il segnalino l'ha ottenuto non perché è stato colpito, ma perché si è mosso lui, in quel caso lì non riceveremo il punto. Va però detto che ogni segnalino presente nelle riserve degli altri giocatori alla fine della partita ci varrà 2 punti. Ci sono però alcune limitazioni all'azione dello spargimento di colore. Quando orientiamo la carta che abbiamo scelto per il turno in corso, dobbiamo fare in modo che tutte le caselle disegnate sulla carta siano presenti effettivamente sul tabellone. Non possiamo fare in modo che alcune di queste figurino al di fuori del tabellone. Allo stesso tempo, quando giochiamo una carta, dovremo essere sempre in grado di depositare sul tabellone tutti i segnalini che questa ci consente di depositare. Infatti, su ogni casella potrà essere presente solo un segnalino colore per volta. Fanno eccezione le caselle con altri meeple, che in quel caso riceveranno il colore per essere dato al proprietario, e le caselle coi dolcetti. Sui dolcetti potremo spargere del colore. E quindi successivamente, se un giocatore andrà su quella casella per raccogliere i dolcetti, raccoglierà anche il colore. Non appena un giocatore avrà giocato una carta per depositare il colore, la sistemerà in una pila degli scarti accanto al suo mazzo di pesca. Alla fine del suo turno ripescherà tante carte dal mazzetto fino a comporre una mano di 3 carte. Quindi all'inizio della partita ogni giocatore avrà una sola carta in mano, ma dal secondo turno in poi ognuno ne avrà sempre 3. Vediamo adesso la terza azione disponibile per i giocatori, che è l'ascesa. Questa azione sarà disponibile solo laddove il nostro mipolone si trovi in una casella non adiacente al bordo del tabellone, ma anche con un altro requisito, ovvero che questa casella sia contornata nelle 4 direzioni ortogonali da segnalini colore. E andranno bene anche segnalini degli altri giocatori. Se avessimo iniziato il nostro turno facendo un movimento in quella casella, a questo punto potremo ascendere e potremo quindi portare il nostro mipolone nella stessa casella a livello di coordinate, ma del piano superiore. Essere a un piano superiore, come abbiamo visto prima, ci permette di depositare del colore che avrà un valore maggiore alla fine della partita, ma al tempo stesso modificherà leggermente l'azione di depositare il colore. Facciamo un esempio iniziando un turno in quella casella. Effettuiamo il movimento portandoci su quella casella.
Dopodiché, tra le carte che abbiamo in mano, scegliamo di depositare del colore con questa qua, che ci permetterà di sistemare tre segnalini colore, indicando questa casella come quella dove è presente il nostro mipolone. E potremo quindi sistemare i nostri tre segnalini colore su queste caselle. C'è un però: questo gioco simula la forza di gravità. Quando depositiamo del colore a un piano superiore, dovremo verificare cosa è presente eventualmente sulle caselle sottostanti. Partendo da questo segnalino, nella casella subito sotto è presente un altro colore. Questo segnalino rimarrà lì. Quest'altro invece non ha niente sotto di sé, quindi precipiterà al suolo. Quest'altro infine ha sotto di sé il meeple di un altro giocatore, quindi gli precipiterà in testa. E quindi il giocatore blu in questo caso riceverà il segnalino colore da essere tenuto da parte per il fine partita. Siccome però in questo caso il giocatore blu è stato colpito da un piano superiore, il verde non riceverà nessun punto. Ci tengo a sottolineare che tra le azioni dei giocatori è presente solo l'azione di ascesa e non di discesa. Quindi un giocatore, quando comincia a salire, non potrà più tornare indietro. Per quanto riguarda le azioni dei giocatori, abbiamo visto come il movimento, l'ascesa o il depositare colore potrà essere sfruttato dal giocatore nel suo turno in qualsiasi ordine. Tuttavia, il movimento e l'ascesa potranno dal giocatore non essere utilizzati, mentre un giocatore nel suo turno sarà sempre obbligato a depositare del colore. Laddove un giocatore nel turno fosse impossibilitato a disegnare qualsiasi conformazione presente nelle carte che ha in mano, potrà decidere di giocare una carta a faccia sotto. Sistemerà quindi una carta presa dalla mano coperta nella sua pila degli scarti e questo gli permetterà di sistemare un singolo segnalino colore in qualsiasi casella del suo piano, purché ovviamente libera. Un giocatore potrà utilizzare questa soluzione solo laddove nel turno precedente abbia utilizzato una carta per il suo lato giusto. Se nel turno precedente il giocatore aveva già giocato una carta a testa in giù, non potrà utilizzare di nuovo questa soluzione. Vediamo, giusto per scrupolo, il depositare colori all'ultimo piano. Arriviamo quindi all'ultimo piano e giochiamo questa carta per depositare il colore e se siete stati attenti potrete capire che questo è il nostro mipolone e queste tre caselle le potremo pitturare. Quindi, per fare un riassunto di quello che succederà, questo segnalino ha sotto di sé quest'altro, quindi rimarrà qui e alla fine della partita ci varrà 3 punti. Questo segnalino sotto di sé non ha niente e quindi precipiterà a livello sottostante, ma sotto di sé non ha niente di nuovo e quindi scenderà ancora, anche se non si riesce a vedere, fino al piano più basso. Venendo a quest'altro, questo non ha sotto di sé niente, quindi scenderà fino a questa casella e neanche a dirlo finirà di nuovo in testa al giocatore blu, che prenderà il segnalino che ci permetterà di ricevere 2 punti a fine partita. Si andrà avanti a giocare in questo modo fin quando un giocatore alla fine del suo turno rimarrà senza più carte da poter giocare o senza più segnalini da poter depositare. Un giocatore che avesse finito almeno una delle due cose tra carte e segnalini avrà terminato la sua partita. Appena tutti i giocatori al tavolo saranno nella stessa situazione, andremo al conteggio dei punti. Ogni giocatore riceverà un punto per ogni suo segnalino colore rimasto a livello più basso, 2 punti per ogni segnalino rimasto a livello intermedio, 3 punti per ogni segnalino rimasto all'ultimo piano. Si aggiungeranno poi 2 punti per ogni segnalino del proprio colore in possesso degli altri giocatori. Dopodiché ogni giocatore riceverà 5 punti per ogni altro contendente al tavolo che abbia meno segnalini dolcetti rispetto a lui. Quindi i punti accumulati durante la partita per i danni diretti si sommeranno ai segnalini rimasti sul tabellone, ai segnalini in possesso degli altri giocatori e alle maggioranze per i dolcetti, più si aggiungeranno i punti derivanti dalla particolarità della partita in corso, che come vi ricordo e vi consiglio andrà sorteggiata a inizio partita a mezzo di queste carte. Vince chi ha più punti. In caso di parità sul regolamento sono presenti alcuni criteri di spareggio, il primo dei quali premierà il giocatore che avrà pitturato più degli altri gli altri giocatori. Ed eccoci qua di ritorno, tutti pieni di sabbia colorata fin dentro le mutande. Vediamo subito i materiali. Il componente principe è assolutamente il tabellone, che è molto funzionale
è fatto a vaschettine, quindi comunque quando ci sistemiamo dentro o il mipolone dei giocatori o i segnalini stanno lì dentro e non c'è verso di spostarli. Per quanto riguarda gli altri componenti, abbiamo appunto i mipoloni, come li ho chiamati io, perché sono veramente alti così, tutti serigrafati, quindi nulla da dire. L'unico neo lo riscontro sui token dei dolcetti, che sono di un tono giallo-arancio che si confonde con i token colore del giocatore rosso-arancio, perché comunque tutti i token dei giocatori non sono di un colore fisso, ma sono di un colore e le sue sfumature, quindi se comunque li volevano fare di quella tonalità era meglio mettere un giocatore magari sul bianco come colore, quindi staccava un po' di più. Però nel complesso, quando lo apparecchiamo, fa veramente una bellissima figura. Venendo alle meccaniche, queste sono veramente semplici. I giocatori nel turno avranno a disposizione tre azioni da poter compiere in qualsiasi ordine, quali il movimento, lo spargimento di colore e l'ascesa. E delle tre, solo lo spargimento di colore sarà l'azione obbligatoria del turno. Se va avanti così fin quando tutti i giocatori si troveranno nell'impossibilità di fare nuovi turni, quindi al massimo dopo 13 turni, perché i giocatori avranno 13 carte nel loro mazzettino, si va alla conta dei punti, chi ne ha di più vince. Il riassunto che vi ho appena fatto vi fa capire quanto il gameplay di questo gioco sia abbastanza scarno, però devo dire che il suo quid sono le carte delle regole aggiuntive. Infatti, aggiungendo una regola aggiuntiva e un criterio di punteggio in più partita per partita, si tira fuori veramente l'essenza di questo gioco. Infatti cambieranno radicalmente i modi con cui ci potremo spostare, con cui faremo i punti. Delle volte avremo dei malus a raccogliere i segnalini dei dolcetti, delle volte ci potremo muovere solo di poche caselle, delle volte banalmente ci meriterà raccattare da terra i segnalini del colore degli altri giocatori, mentre altre volte no. Quindi utilizzare secondo me questo pattern basilare di regole per poi aggiungere partita per partita una regola aggiuntiva e un sistema di punteggio in più gli dà una longevità praticamente infinita. Nonostante sia comunque catalogabile per forza di cose come skirmish, è un gioco che strizza l'occhio ai giocatori euro, non necessariamente German, perché comunque l'assenza di dadi e anche il fatto che le azioni sono comunque in numero limitato fanno sì che chi è abituato magari a skirmish un po' più raffinati per quella tipologia non possa apprezzare questo gioco. Viceversa, chi comunque è un giocatore euro e vuole cimentarsi con un gioco particolare, con un tabellone che non c'è verso di ritrovare, voglio sperare anche da recensire perché veramente è stato un parto, devo dire che potrebbe dare una possibilità a questo gioco, sicuramente non ne rimarrà deluso. E veniamo al suo prezzo. Oli viene nuovo intorno ai 35 euro, è un prezzo assolutamente ottimo, sia per il contenuto della scatola che per la sua longevità. Usato non l'ho mai visto ancora, però credo che si potrà stare intorno ai 20-25 euro. E quindi se state cercando un gioco che comunque esce da qualsiasi canone, sia per materiali che un po' per meccaniche, fateci veramente una pensata. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate. In descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per potermi contattare e consigliare altri giochi. Vi lascio come sempre il link al sito del mio mecenate Bazar di Mercadia, dove potete trovare tanti giochi e così supportare il mio canale, e anche il link al sito dello shop della Floodgate, che ringrazio nuovamente per aver reso possibile questo video. Lascio anche come sempre il link al sito Wargame Italia per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che escono. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video che reputo importanti per essere rivisti, vi anticipo che il prossimo lo girerò su Sagani, e se non siete iscritti cliccate qui sul pop-up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 196. Ciao!